Bene, prima di tutto desidero ringraziare il presidente FIAIB della Toscana, Filippo Asta, il presidente di FIAIB Firenze, Simone Beni, i componenti del comitato esecutivo e tutti i dirigenti e i colleghi che hanno contribuito all'organizzazione di tale evento che sappiamo essere di grande importanza per tutti noi e per l'intera federazione. In questi 2 giorni ho ascoltato con grande interesse il dibattito che è scaturito nelle 3 tavole rotonde, nelle quali si sono affrontate tematiche, a mio parere, strettamente legate le une alle altre. Ieri si parlava di abusivismo e di legalità, oggi di concorrenza sleale. Bene, io penso che la federazione stia facendo e abbia fatto il massimo dal punto di vista politico-sindacale per contrastare tali fenomeni. Però penso anche con la stessa intensità e convinzione che per contrastare tali fenomeni in realtà molto dipenda anche da noi. Penso che tutti noi fondamentalmente siamo dei privilegiati, perché seppur con 1000 difficoltà svolgiamo un lavoro che amiamo, una professione meravigliosa, bellissima, a mio parere è la più bella che esista, ed è talmente bella che la vogliono fare tutti, commercialisti, avvocati, architetti. Ma allora se la vogliono fare tutti significa che è importante, che è necessaria, che è percepita dall'utenza come indispensabile. Siamo noi che spesso e volentieri non siamo percepiti come tali. Allora io penso che se noi riuscissimo ad affiancare alle nostre valide argomentazioni commerciali dei servizi concreti che si traducono in maggiori tutele, in maggiori garanzie per i contraenti, questi non sentirebbero la necessità di spendere probabilmente meno denari in cambio di incertezza, o quanti con noi, addirittura più denari che con noi, tramite figure professionali percepite come più affidabili. Ma al contrario sarebbero loro, cioè proprio i nostri clienti, ad aiutarci a sbaragliare gli abusivi e i concorrenti sleali, consigliando ad amici, parenti, colleghi, conoscenti di rivolgersi a noi e non ad altri, con conseguenti benefici commerciali e politici, perché le istituzioni comincerebbero ad approcciarsi a noi con la giusta considerazione, ovvero quella di riconoscerci come dei professionisti responsabili e consapevoli dell'importante e delicata funzione sociale che svolgiamo. In Italia, lo si diceva anche prima nella tavola rotonda, circa il 44, 45, 50% delle transazioni immobiliari, solamente questa percentuale passa tramite noi. Certamente questo è un dato negativo, però io ci vedo anche una lettura positiva, ottimistica, ovvero che la nostra professione, a differenza di altre professioni che io reputo chiuse, ha tanto tanto margine di miglioramento, e a mio parere è necessario, per aumentare tale percentuale, elevare la qualità del servizio da noi erogato, dando un senso compiuto e concreto a quella P di professionali che tanto noi amiamo, che va a chiudere il nostro splendido acronimo. Spesso sento dire da colleghi che quella P sta a significare serietà, correttezza, onestà. Certo, sono tutti valori importantissimi, tra l'altro presenti nel nostro codice deontologico, al quale tutti noi abbiamo deciso di attenerci aderendo alla federazione. Ma la mia visione di quella P si traduce in una maggiore responsabilizzazione di noi operatori, in quanto tutti noi siamo perfettamente consapevoli che nello svolgimento quotidiano della nostra professione non ci possiamo più limitare ad intermediare, a mettere in contatto le parti, seppur essere un'attività molto importante e delicata. Ma oggigiorno dobbiamo dotarci di tutti quegli strumenti che ci consentono di garantire la tranquillità dell'operazione immobiliare mediante un controllo documentale diretto e preventivo sull'immobile, sia sull'aspetto legale, fiscale e tecnico, e di tale controllo tenerne conto nel più congruo valore di mercato da noi definito. E solo a tale valore di mercato da noi definito prestarci a promuovere e pubblicizzare il bene mediante un incarico scritto di vendita che ci consenta di avere il controllo e di poterlo condividere con tutti i colleghi, andando sì a tutelare in tal modo realmente e concretamente entrambe le parti, sia sotto l'aspetto commerciale che contrattuale e documentale. Questa è la direzione in cui va l'Europa. Questa è la direzione in cui va la giurisprudenza, che spesso anticipa il legislatore. Ma soprattutto questa è la direzione in cui va il mercato, perché gli utenti, i cittadini, quando entrano nelle nostre agenzie, spesso e volentieri sono timorosi, sono diffidenti. E noi dobbiamo essere in grado di far percepire loro che siamo in grado di garantirgli, tramite strumenti e servizi concreti, la massima serenità nell'intero e delicato percorso della transazione immobiliare. Da qui il ruolo della federazione,
che a mio parere deve avere l'onore e l'onere di produrre con il contributo e la condivisione di tutti noi un preciso percorso formativo e informativo che definisca un modello, una procedura altamente qualificata e professionalizzante finalizzata a definire un metodo comune di lavoro che ci garantisca la massima serenità nella collaborazione tra noi colleghi, valorizzando al massimo la più grande rete di agenti immobiliari in Italia e in Europa, che altro non è che la rete FIAE, ovvero la nostra rete. Grazie.